prego, dimmi cos'hai. Non dirmi che vuoi scappare via di casa, perché non riuscirò proprio a sopportarlo. Parlami! Se la tua calattea si lamenta, o meglio ancora, dimostra dei chiari segnali di sofferenza, è perché è una pianta molto delicata e capricciosa. E se ti dicessi che la maggior parte di essi soffrono di problemi legati a umidità e annaffiatura, non allarmarti, perché oggi ne parliamo insieme e mi raccomando, rimani con me per non avere più nessun dubbio. Che dici? Iniziamo? Che cosa sappiamo sulla calatea? Le ho già dedicate un video che puoi trovare qui in alto. All'interno ti fornisco tutte quelle informazioni utili per la corretta coltivazione. Nel video di oggi, però, andiamo a evidenziare invece due argomenti fondamentali per la coltivazione della nostra calatea: la gestione dell'umidità e la corretta modalità di annaffiatura. Aspetta però, ti chiedo semplicemente di lasciarmi un bel mi piace e se sei nuovo sul canale iscriviti e attiva la campanella delle notifiche in modo da non perdere gli argomenti come questo. Ah, e se questo video raggiunge il 100 mi piace, ti parlerò in maniera approfondita, fornendoti addirittura le dosi del substrato che uso su questa meraviglia, di quale tipologia di vaso utilizzare e come poter creare un corretto drenaggio. Che ne dici? Torniamo a noi. Sappiamo che la calatea è una pianta che adora ombra e che non sopporta assolutamente il sole diretto sulle foglie. In natura, infatti, cresce sempre protetta dall'ombra degli alberi, in zona luminosa e con una umidità abbondante. È bene ricordare che sole diretto e zona luminosa non sono la stessa cosa. Sole diretto è quando abbiamo il sole che picchia direttamente sulla nostra pianta. Zona illuminata è quando la pianta si trova protetta dal contatto diretto, ma comunque in una zona illuminata dal sole. Fai molta attenzione a non lasciarla nelle vicinanze dei termosifoni o climatizzatori. Devi assolutamente tenere la calatea quanto più distante da questo genere di apparecchiature. Il motivo è piuttosto semplice. Hanno il brutto vizio di rendere più secca l'aria, oltre che, nel caso del climatizzatore, di generare delle correnti che rappresenta uno dei nemici più temuti della nostra calatea. Per quanto riguarda il discorso legato all'umidità, il mio consiglio è quello di guardare questo video, in cui spiego dettagliatamente come generare umidità utilizzando metodi realmente economici e a portata di tutti. Ma voglio svelarti subito un piccolo trucchetto. La cosa interessante è che puoi usarlo su tutte le piante da interno, oltre che sulla calatea. Guarda attentamente la finestra, ovvero la nostra principale fonte di luce naturale. Avvicinati a essa e compi 3-4 passi nella direzione opposta. Tutto quello che si trova fino a 3 metri dalla fonte di luce naturale ti sarà riconoscente. Tutto quello che invece si trova oltre 3 metri dalla fonte luminosa inizierà ad avere delle difficoltà. Più aumenta la distanza e meno performante sarà la tua pianta, sia in termini di sviluppo che di salute. La calatea, dal canto suo, si trova davvero bene nei confini dei 3 metri. Fai molta attenzione ai raggi diretti del sole. Se in inverno non costituiscono un problema, visto che il sole è molto più delicato, lo stesso discorso non vale per il periodo estivo. Evita quindi il contatto diretto sulle foglie della calatea. Ci sono diverse soluzioni che possono venire in nostro soccorso. Puoi tranquillamente aiutarti con delle tende o addirittura delle ombre generate dalle altre piante che sopportano meglio questo tipo di contatto diretto. Per quanto riguarda il capitolo annaffiatura, posso subito dirti che, essendo una pianta di origine tropicale, ama tantissimo la umidità che viene a formarsi sulle foglie. Fai molta attenzione al substrato. Deve assolutamente aspettare che si asciughi nei primi 3-4 cm. E come facciamo a capirlo? Proprio così, tastandolo col dito.
Se è asciutto in superficie, significa che possiamo annaffiare la pianta utilizzando il metodo a immersione per almeno 20-30 minuti. Ricorda, almeno 20-30 minuti. Dobbiamo permettere all'apparato radicale di assorbire abbastanza acqua. Puoi lasciarla tranquillamente per qualche ora, ma è importante non dimenticare il gnamolo per una giornata intera. Il rischio, infatti, è il temuto marciume radicale. L'acqua usata per annaffiare deve assolutamente essere un'acqua povera di sali minerali. Il mio consiglio è utilizzare dell'acqua piovana, è la migliore sotto tutti i punti di vista. In alternativa, possiamo usare anche quella che raccogliamo dai vari condizionatori, oppure quella che usiamo per stirare. O se proprio non puoi fare a meno, puoi usare quella del rubinetto di casa. È molto importante, nel caso in cui dovessi usare dell'acqua di casa, di lasciare decantare per almeno una nottata e utilizzarla soltanto il giorno successivo. Una volta annaffiata la tua bellissima calatea, elimina l'acqua in eccesso che è andata a formarsi nel sottovaso. Lascia asciugare la pianta per alcuni minuti e solo dopo quest'ultima operazione rimettila al suo posto. Ti starai chiedendo ogni quanto è necessario annaffiarla? La risposta è dipende. Ci sono tantissimi fattori che entrano in gioco e che possono variare. Dipende dalla regione in cui viviamo, dal clima, se solitamente l'aria è più secca o umida, dalla tipologia di vaso, dipende anche dalla dimensione della pianta e dal numero di radici che ha sviluppato, eccetera, eccetera. Per questo motivo che soltanto con il dittometro possiamo avere la certezza che sia giunto il momento ideale di annaffiarla. La calatea riesce a tollerare un substrato abbastanza asciutto per un determinato periodo di tempo, ma proprio non riesce a sopportare l'assenza di umidità nell'aria. Ce lo dimostra con diversi avvisi. Potrebbe iniziare a rotolare le foglie, oppure puoi notare la comparsa di macchie marroni che tendono ad allargarsi sempre di più, fino ad ammosciare completamente la foglia e seccarla definitivamente. Se la mancanza di umidità è fonte di grattacapi, un eccesso di umidità sulle foglie invece non rappresenta affatto un problema. Sì, sulle foglie, ma cosa accade al substrato? Il famoso marciume radicale. Ecco, infatti, può dar vita agli stessi sintomi che troviamo in condizioni di scarsa umidità. Ma esistono soluzioni? Un drenaggio ben fatto è essenziale per evitare questo genere di inconvenienti. E se vuoi imparare a creare un efficace, ricordati che se il video dovesse raggiungere 100 mi piace, ne realizzeremo uno insieme, oltre che fornirti tutto il necessario per creare un substrato ideale per la calatea. Quindi non ti resta altro da fare che cliccare sul pulsante mi piace. Abbiamo quindi parlato dell'importanza dell'umidità e di come e quando annaffiare la nostra calatea. A questo punto, credimi, avrai già risolto molti di quegli errori che commettono la maggior parte dei pollici verdi. Se il video ti è piaciuto, lasciami un bel mi piace. Se non hai ancora fatto, iscriviti al canale e condividi queste informazioni. Mi raccomando! Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!